Il tabellone recita 52-53 per l'Europa Vinicheti, coach in settimana si è parlato a lungo di questo derby, si sapeva che si sarebbe trattato di una partita dal sapore dei playoff per l'intensità, per la fisicità e per il basso punteggio. Di fatto così è stato. Chieti però ancora una volta, partendo dalla difesa, riesce questa volta veramente a portare a casa un risultato importantissimo. Sì, come hai detto tu, intanto sapevamo che sarebbe stata una partita con clima da playoff, così è stato. C'è stato poco di pallacanestro per vari motivi di cui non voglio assolutamente commentare, però in questi casi si è bravi a portarla a casa cercando di fare appunto il possibile per essere vincenti in una situazione in cui poteva accadere di tutto per circostanze di cui preferisco non parlare. Direi che intanto l'arrivo di Radonjić è stato un ottimo investimento, perché oggi senza Radonjić non so come sarebbe andata a finire. Quindi già di per sé questo è stato un investimento che ha fruttato e mi dà grande felicità anche per il futuro, perché si è visto che oggi la sua presenza è stata sicuramente importantissima. Avevamo qualche giocatore fuori condizione, probabilmente in settimana non sono stato abbastanza bravo a far trovare il ritmo giusto ai giocatori dopo una pausa, quindi questo mi servirà e ci servirà da lezione. Però ecco, le partite, quelle che arriveranno, saranno tutte partite con un livello agonistico altissimo. Di questa gara dovremo fare esperienza per tanti motivi. Oggi più che mai, quindi, di fatto la rotazione a 10 ha permesso a lei di avere più soluzioni e di cambiare i giocatori che forse non stavano rendendo, non erano entrati pienamente nel ritmo, cercando appunto linfa fresca dalla panchina. Sì, è accaduto esattamente quello che pensavamo, che pensavo, che ci potevano essere giocatori che non erano nella giornata migliore. Oggi c'erano diversi giocatori che onestamente non hanno trovato il ritmo giusto, e quindi avere questa rotazione così lunga ci ha permesso di tenere botta, di avere anche dei vantaggi importanti che poi non siamo riusciti a capitalizzare, e questo è un grande peccato. Il secondo quarto, un po' col senno di poi decisivo sia per il break che poi Chieti ha mantenuto fino alla fine della partita, e sia anche per l'intensità dimostrata. Ah, il secondo quarto avevamo giocato molto bene, ci eravamo sbloccati anche in attacco, dove tutto era, diciamo, possibile, dove si poteva giocare a pallacanestro. Dopo sinceramente c'è stata una confusione totale e tutte e due le squadre sono entrati dentro questa confusione, questo caos, non si riusciva a capire niente, era difficile interpretare la partita. In questi casi bisogna essere bravi solo a portare a casa la gara, e noi anche questa volta una partita punto a punto ce la siamo portati a casa. Con Di Carmine prima si parlava della vittoria di questa di Chieti, che vale doppio anche in considerazione delle sconfitte di Fabriano e di Pescara in trasferta. Assolutamente, questa è una vittoria importante, anche perché qua a Giulianova diverse squadre di alta classifica o hanno perso o hanno sofferto come abbiamo sofferto noi. E poi sì, la classifica ci sorride in questo momento. Questo secondo posto si è consolidato ancora di più. Se non sbaglio, vincendo in casa domenica, è probabile che lo avremo matematico, quindi è un motivo di grande soddisfazione. Voglio ringraziare il pubblico, perché oggi ci hanno fatto sentire in casa, sono stati veramente, devo dire, eccezionali. Nei momenti di difficoltà in cui arrancavamo un pochino, credo che tutti quanti ne abbiamo avuto un beneficio importante, veramente. Perfetto, grazie.